Eccoci qui, ci siamo. Sembra quasi uno sketch fatto apposta, invece no, è realtà. Bentrovati, siamo in diretta sulla pagina Stabiesi al 100% e quindi per questa puntata numero 16 ci siamo quasi dalla sigla in poi. Chiaramente saremo in diretta, anzi in differita anche su TV Oggi, che ricordiamo dalla settimana scorsa ci accompagnerà per tutto il girone di ritorno con la Juve Stabia, quindi ringraziamo anche l'emittente TV Oggi al canale 71 del Digitale Terrestre, tutti i venerdì alle 20.30 con replica alle 0.30, 4 ore dopo, quindi alla mezza ci sarà la possibilità di rivedere anche la puntata del venerdì. Il giovedì saremo sempre in diretta qui su Stabiesi al 100%. Allora, buonasera, come vedete non c'è stasera con noi Shazanil, che volevo subito salutare in questo pre-live, sarà di nuovo con noi sicuramente dalla prossima, però ci tenevo a farle arrivare il nostro abbraccio, si riprenderà da qualche... Sì, da qualche acciacco che è di stagione, quindi assolutamente tornerà già alla prossima. Come un saluto va anche al nostro Giovanni Donnarumma, che ancora per qualche settimana non sarà con noi e quindi lo salutiamo, sicuramente sarà a casa a seguirci e quindi ringraziamo e salutiamo anche lui e tutta la squadra di Juve Stabia Live. Ma andiamo anche sul completo qui, sul nostro parterre che ha 5 ospiti questa sera, parleremo di tanti argomenti, tra questi un argomento che ci... svilupperà un grande amarcord con il presidente Roberto Fiore, ce ne parlerà il nostro grande Giovanni Malafronte con anche i ragazzi della scuola calcio SD San Paolo 1970 che sono in platea con noi e dopo, anzi pian piano ci arriviamo a vederli, vediamo prima il totale e poi andiamo proprio dai ragazzi in platea della SD San Paolo che ci salutano con una bellissima sciarpa gialloblè della Juve Stabia e chiaramente insieme a loro ci sono anche le nostre amiche Patrizia Esposito e Roberta Schettino, chiaramente delle Hard Girl Vesperosa, non so, comunque poi dopo ne parleremo ampiamente. Ci siamo sarà... felici Mario di averle di nuovo qui, la presenza femminile è sempre ben accetta qui alla... La presenza femminile ma anche di tutti i tifosi che vogliono, sì. Noi li vogliamo. Se tutti è femminile ancora meglio. Esatto, anzi molto meglio con Patrizia e Roberta con noi, anche con tutte le altre persone che vogliono essere dei nostri. Piccolo anche saluto al nostro corner web con Natale Giusti, buonasera anche a te Natale. Possiamo anche ricordare anche a tutti i nostri telespettatori e web spettatori che possono intervenire con noi, Natale. Sì, ciao Mario, una buona serata a tutti i nostri spettatori. Aspettiamo ovviamente i vostri messaggi per il nostro web corner per parlare del buon momento, dell'ottimo momento della Juve Stabia in campionato e appunto leggeremo i vostri messaggi e se ci invierete qualche domanda la gireremo al nostro parterre di ospiti molto ricco stasera. Alle tue spalle si vede campeggia anche la scritta di Radio Città Castellammare, siamo in diretta chiaramente con gli amici sull'FM 101.400 di Radio Città Castellammare, in diretta su Radio Stabiesi al 100% e chiaramente in differita su TV Oggi. Ci siamo quasi, il parterre l'avete visto, ci sono con noi Tiziano Valle e Rocco Traisci, buonasera. Buonasera a voi e ci sono chiaramente Giovanni Nastelli e Giuseppe Girgenti. Buonasera. Per... parlare di tanti argomenti, non vi ho fatto salutare tutti perché pian piano ora facciamo proprio la presentazione e allora ci siamo quasi, sigla e poi di nuovo con Juve Stabia Live Talk Show, 16ª puntata in diretta dal Tenda Open Space.
Biesi a 100 per... Buonasera a tutti, bentrovati, Juve Stabia Live, talk show, 16ª puntata in diretta dalla tenda Open Space, bentrovati con questa nuova e avvincente puntata, vincente anche soprattutto, perché la Juve Stabia è riuscita a trovare il quarto successo nelle ultime 5 gare, trovando anche il terzo clean sheet consecutivo in casa con 13 punti nelle ultime 5 partite. La Juve Stabia praticamente sarebbe prima in classifica insieme al Benevento proprio nelle ultime 5, e nelle ultime 14 ha sviluppato ben 26 punti, e quindi una squadra che pian piano è risalita, che ora è convinta dei propri mezzi e che cercherà di continuare questa striscia positiva anche a Pisa contro il Pisa, che è una squadra che è riuscita a fermare la corsa del Benevento proprio alla prima del 2020. Bentrovati, e andiamo subito a presentare il nostro parterre per questa serata, per questa 16ª puntata, la seconda del 2020. Parto dalla mia sinistra, dalla vostra destra, ovvero con Giovanni Nastelli, consigliere comunale. Buonasera Giovanni, ben trovato con noi. Salve, buonasera a voi. E poi l'angolo del tifo, gialloblè, con il nostro Giuseppe Girgenti. Buonasera Giuseppe e grazie. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Passo sulla fascia destra, alla sinistra per chi ci guarda da casa, e abbiamo con noi Rocco Traisci. Buonasera. Collega, giornalista, firmatario di un grande giornale sulla musica anche, oltre che molto esperto di sport, Metropolis Megahertz. Complimenti a te per questa ottima iniziativa. Grazie Mario, grazie. E poi la voce dello Stadio Menti, e non solo, lo leggiamo tutti i giorni su Metropolis Quotidiano, Tiziano Valle. Buonasera Tiziano. Buonasera a voi. E poi mi fa molto piacere che è tornato a Juve Stabia Live, che è con noi, con tutta la scuola calcio ASD San Paolo 1970, Giovanni Malafronte. Buonasera Giovanni. Buonasera, buonasera a tutti. E a questo punto, come di consueto, andiamo al nostro corner web. Siamo chiaramente su TV Oggi, al canale 71 del Digitale Terrestre, ma siamo anche in diretta su Stabiesi al 100%, e quindi scriveteci in tanti, ma intanto andiamo proprio da Natale Giusti al nostro corner web. Buonasera Natale. Ciao Mario, buonasera a tutti i nostri spettatori, sia a chi ci sta seguendo sulla pagina Stabiesi al 100% di Facebook, sia a chi ci segue attraverso il canale 71 del Digitale Terrestre su TV Oggi. Sono già tanti i vari messaggi che ci stanno pervenendo, qualcuno saluta anche qualche nostro ospite presente nel nostro parterre stasera. Se vuoi Mario iniziamo a leggerli. Sì, iniziamo già con qualche messaggio, così diamo già importanza a coloro che ci ascoltano, sì, e seguono dal web. C'è Barile Giovanni che dice complimenti a tutti, ma un saluto particolare al Gigenti, che viene definito in questo caso mitico. Poi abbiamo Massimiliano Giordano, buonasera e un abbraccio a tutti voi. Sapete qualcosa su Marras? Quindi già una domanda che riguarda subito sul mercato, questa sessione invernale di calciomercato. Tra l'altro c'è Fabio Fabri, l'ex portiere della Juve Stabia, che ci sta guardando in questo momento. Lo salutiamo chiaramente. Sì, infatti. Salvo Lando ci chiede: si sa quando verranno installati i sediolini nelle curve? A questa domanda rispondo io. Guarda, Natale. Sì. Qui con noi c'è Giovanni Nastelli. Perfetto. Non a caso, prima della trasmissione ho detto ci saranno due domande, le prime, sì, le ho beccate tutte e due, mercato e sediolini, cioè proprio abbiamo iniziato, non ci siamo messi d'accordo con coloro che ci ascoltano e ci seguono dal web, però le prime due domande erano quelle, ed è chiaramente, dopo risponderemo a tutte e due, restate con noi perché finiamo la presentazione e poi risponderemo a queste domande. Natale. Sì, poi abbiamo tra i nostri amici che ci stanno scrivendo, c'è già chi fa qualche pronostico per sabato prossimo, per la difficile trasferta della Juve Stabia contro il Pisa. C'è Alessandro Amore che dice: io penso che stavolta ci sarà un pari tra le due squadre. Salutiamo Alessandro, ma anche il papà Peppe, penso sì, che infatti sia proprio il figlio di Peppe.
C'è anche chi, come Gennaro Scarfato, saluta Paolo Branduani, che ha appunto lasciato proprio ieri la USA. Ricordiamo che proprio ieri è stato ufficializzato il passaggio di Paolo Branduani a titolo definitivo alla squadra toscana, appunto all'Empoli, mentre Ivan Provedel è il nuovo portiere della USA che arriva dalla stessa squadra toscana, dallo stesso Empoli. E diciamolo già, Natale, giocherà già sabato sì. A Pisa, perché Russo probabilmente non è disponibile. Sì. Poi ancora abbiamo Salvatore Uliano che ci saluta, forza US Stabia, Roberto Stracci tutti a Pisa, c'è chi come Rocco Amato ci chiede quali problemi fisici ha Danilo Russo. Ecco, subito, istantaneo subito dopo. Perfetto Natale, allora noi ci fermiamo un attimo perché sono tantissime già le domande, possiamo sviluppare già mezza trasmissione su queste domande, però pian piano torneremo da te perché volevo completare la presentazione, oltre al fatto di salutare anche gli amici di Radio Città Castellammare che stanno trasmettendo in diretta, e quindi salutare anche l'amico Salvatore Ricci per la trasmissione in diretta anche via radio della nostra puntata numero 16 di Juve Stabia Live Talk Show. E allora, l'avete già intravisto, ci torniamo subito e ci andiamo subito dal nostro Mario Vollono in regia. A te Mario. Buonasera Mario, buonasera ai nostri telespettatori e amici di sempre che ci seguono da più di un anno e mezzo per questa nostra trasmissione, l'editoriale di apertura. Sì, come dicevi tu Mario, Sedolini, mercato, sono gli argomenti chiave, diciamo caldi in questo momento, che tutti i tifosi chiedono, vogliono sapere le risposte da noi in merito a queste situazioni. Però diciamo, ecco, c'è anche il calcio, il calcio giocato ha visto la Juve Stabia, come tutti quanti sappiamo, meno male visti i risultati, sì, che sì, c'è il calcio giocato, sì, infatti ritornare subito in campo e ritornare con una vittoria che non era facile. Alla vigilia tutti quanti erano preoccupati, anche noi un po', di questa campagna faraonica fatta da acquisti, fatta dall'Empoli, che non ha rivoluzionato la rosa, però ha aggiunto 6 giocatori importanti prima della gara con la Juve Stabia, poi ne sta acquistando ancora altri, quindi non si fermerà sicuramente qua, perché l'Empoli vorrebbe, io dico da questo punto, il condizionale d'obbligo vorrebbe ritornare in Serie A. Non sarà facile, anche perché diciamo l'Empoli si è vista a Castellammare che non bastano gli uomini per poter vincere le partite e vincere i campionati, ci vuole anche un'organizzazione, ci vuole anche colui che li sa diciamo mettere in campo in maniera ideale, e possiamo dire che Roberto Muzzi ha steccato. Che ne posso dire nel dopogara, dicendo la Juve Stabia non ha meritato la vittoria, e penso che abbia visto un'altra partita sicuramente, una Juve Stabia che ha comandato per tutta la gara, è vero, ha sofferto in alcune circostanze, ma senza soffrire poi più di tanto, cioè tiri da parte dell'Empoli, ha gestito un po' la gara, e forse questo è un altro aspetto fondamentale di questa partita, che ha fatto vedere che la Juve Stabia non è capace solo di attaccare, ma in alcune circostanze anche di aspettare il momento propizio per fare il secondo gol. Un calotto devastante, ma un po' tutti quanti, un Addai tornato in forma, lo stesso Izzico, che poi sentiremo dopo, è tornato anche lui in forma, fisicamente entrambi li ho visti diversi rispetto al giro d'andata, quindi quelli che sono rimasti, quelli che vogliono stare a fianco della Juve Stabia, a fianco di Fabio Casetta, hanno già dato un segnale, vogliono combattere per la Juve Stabia, vogliono diciamo, ecco, raggiungere l'obiettivo importante. Per ora l'obiettivo resta comunque la salvezza, non pensiamo ad altro, perché la zona play-out dista 4 punti, la zona play-off dista 1 punto, però questi 4 punti non ti mettono diciamo a riparo da possibili sorprese, e ovviamente il mercato poi continuava avanti, ci sono tanti sogni, è arrivato Provedel, ma non si fermerà qui la Juve Stabia, perché qualcosina ancora farà. Vediamo un po' che cosa sarà capace di fare Ciro Polito, bisogna piazzare qualche ancora elemento in esubero come Carlini, che è vicino a Catanzaro, però la trattativa ancora non si è chiusa. Perfetto, grazie a te Mario, eccoci qua, sono stato beccato nell'andare avanti e indietro, ma capita, è il bello della diretta. Grazie a te Mario, abbiamo già sviluppato qualche argomento, vogliamo svilupparlo subito dopo, però l'aver salutato il nostro main sponsor, perché ancora non è finita la presentazione, abbiamo prima il main sponsor e poi ancora qualcuno che è con noi qui alla tenda Open Space, e quindi main sponsor. Expert, quando vuoi di più. Con l'Orange Best di Expert i numeri vincenti sono: sconto 10% sulla telefonia, 15% su informatica, 20% sui TV, 25% su clima e riscaldamento, 30% su grandi e piccoli elettrodomestici. Vieni e scopri la grandissima selezione pensata per te dai nostri esperti. Abbiamo tutti i numeri per farti felice e puoi pagare a tasso zero. Expert, gli esperti siamo noi. Offerte valide dal 13 al 26 gennaio 2020. Tanfisso e tag zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento su expertonline.it.
Ed eccoci qui di nuovo in diretta con la 16ª puntata di Juve Stabia Live Talk Show. Vi dicevo che oltre a salutare il nostro main sponsor c'era da salutare qualcuno in platea. Abbiamo i ragazzi della scuola calcio ASD San Paolo e poi abbiamo anche delle tifose. Ma andiamo dal nostro Natale Giusti. Natale, a te. Sì, siamo qui con i giovani calciatori della scuola calcio ASD San Paolo. Li facciamo presentare tutti e magari se ci dite anche il vostro ruolo in campo. Sì, alziamoci. Io sono Giuseppe Malafronte, 2009, difensore centrale. Sempre forse a Stabia. Buonasera. Buonasera, sono Enrico Di Rocco, portiere 2009, sempre forse a Stabia. Buonasera, sono Salvatore Abbagnale, sono anno 2009, sono ruolo portiere sempre forza Stabia. Sì, intanto volevo dire a Natale, lascia passare il microfono tra loro così non impariamo delle camere. Buonasera, sono Rachele Scarfato, 2008 e centrocampista. Perfetto. Buonasera, sono Giulia De Simone, 2010 attaccante. Benissimo, dietro poi abbiamo... Buonasera, sono Mattia Bagnale, ruolo alla sinistra, sempre forza Stabia. Buonasera, sono Michele Coppola, 2009, difensore centrale, sempre forza Stabia. Buonasera, sono Nicola Elefante, 2008, attaccante, sempre forza Stabia. Benissimo. Tra l'altro la potete far vedere, c'è una bella sciarpa lì della Juve, sì. Stabia, e la facciamo vedere in diretta anche dai ragazzi che sono presenti qui con noi. Natale, però ci sono anche due tifose con noi, no? Puoi tranquillamente, sì, andare dall'altra parte, vai tranquillo. Vai, Natale, non ci sono problemi, eccoci allora, qui, Patrizia. Facciamo presentare loro. Buonasera, stasera sono onorata, sto tra tifosi della Juve Stabia e calciatori, ma poi anche due belle, splendide donne. Un giorno quando giocheranno nella Juve Stabia e poi saranno convocate nell'Italia, posso dire, le conosco. Hai fatto un gran complimento loro, tra l'altro. In bocca al lupo ragazze, erano troppo carini, li abbiamo guardati innamorati, e Roberta Schettino, la prima Vespa Rosa di vivicentro.it. Perfetto. Di Mario Vollano. Facciamo salutare anche Roberta allora. Buonasera. Ciao, Roberta. A tutti, buonasera. Grazie, dopo verremo da voi, chiaramente vorremmo anche un tuo parere. Grazie Natale, ti stiamo dividendo tra web, veramente grazie per fare l'ottimo lavoro, Natale Giusti. Allora, andiamo però sugli argomenti, già ce l'hanno proposti dal web. Parto con Giovanni Nastelli, perché il primo argomento settimanale è sicuramente, oltre dopo a commentare questo bel successo sull'Empoli, è quello dei sediolini del Menti. Se ne è parlato tanto, ci sono state delle polemiche a inizio gennaio. Specifichiamo cosa sta succedendo all'interno del Menti e che si può stare tranquilli, i lavori iniziano regolarmente e termineranno nei tempi giusti. Sì, i lavori inizieranno regolarmente, io sono stato in settimana tra gli uffici, quindi c'era la massima serenità. Proprio stamattina ho sentito il dirigente ai lavori pubblici, l'ingegner Giuseppe Terracciano, il responsabile degli uffici, l'ingegner Gallello Cargiulo, il quale ci hanno rassicurato che è tutto ok, i lavori partiranno a stretto giro, verranno tra l'altro fatti da una ditta esperta nel settore, che è la stessa ditta che ha fatto il restyling per lo stadio San Paolo. Credo che tra la settimana prossima i lavori termineranno, avremo senza problemi l'ok della commissione. Devo dire, per onestà intellettuale, sono consigliere di minoranza, ma per onestà intellettuale, diciamo, forse c'è stato anche un eccessivo allarmismo, però che ben vengano sempre i solleciti. Il Menti si appresta insieme con la Juve Stabia ad essere pronto a nuove sfide vincenti. Assolutamente, sfide vincenti come quella che ha visto la Juve Stabia battere il Pisa e abbattere l'Empoli, magari possiamo anche ripeterci col Pisa, non sarebbe male. Rocco Traisci, una Juve Stabia che dopo 3 settimane di pausa aveva chiuso con 10 punti in 4 partite, dopo quel primo tempo contro il Chievo si è sbloccata e ha ripreso con una bella vittoria contro l'Empoli, nonostante la campagna faraonica per la Serie B dell'Empoli. Ma come hai detto tu, non basta prendere dei giocatori, metterli in campo e pretendere che subito facciano risultato. Poi la cosa sorprendente è che comunque la Juve Stabia abbia superato questo
questo ponte, diciamo, delle feste, dove è sempre difficile riprendere il ritmo. Però, tra l'altro, facendo doppietta interna, che facendo, è un'altra cosa molto difficile, un altro tabù. A parte questo, io ritengo che non la vedevo da un po', perché la partita che ho visto con l'Empoli, secondo me, è stata proprio perfetta contro quel tipo di squadra lì. E suppongo che questo modo di affrontare queste squadre, che comunque erano fuori, cioè non ci illudiamo che l'Empoli rimanga lì, è un, secondo me, un segnale di grossa maturità proprio di tutto il gruppo, perché in altre partite ho notato comunque una certa fragilità anche nell'affrontare determinate squadre, Chievo appunto, e quindi di non avere, secondo me, la consapevolezza di poter fare risultato ovunque. La Serie B è un campionato strano, proprio perché è molto lungo, ci sono tantissime squadre, è facile assistere a dei crolli dal punto di vista tecnico e fisico da parte di chiunque, perché salvo il Benevento, che comunque, voglio dire, ha avuto dei momenti di frizione, li avrà probabilmente, 10 punti sulla seconda, quindi se lo può permettere, però assisteremo ad altre squadre che vivranno dei momenti di flessione. La Juve Stabia, fortunatamente, penso, già ha vissuto il suo momento di difficoltà proprio all'inizio campionato, ne parlavamo prima, un punto in quelle 6 partite, dove io sinceramente ero molto sereno, perché anche assistendo a partite dove chiaramente il risultato aveva demoralizzato moltissimo tutto l'ambiente, però ritenevo che comunque la squadra fosse molto molto insomma pronta per poter superare questo tipo di difficoltà. Se prende 2 giocatori, uno sulla fascia destra e uno sulla tre quarti, non è escluso poter entrare in quella griglia, che comunque è una griglia che ha un range molto molto ampio, non è inaccessibile. Il problema è poi dover affrontare quel tipo di partite lì, non ci vedo proprio niente di strano se i tifosi guardano con occhio attento alla griglia playoff. Anche perché in questo momento è più vicina a quella che l'altra griglia, quella playout. Vediamo l'altra griglia, tra l'altro, nell'altro scontro a 2. Volevo andare proprio, parlavi di tifosi, abbiamo qui in rappresentanza del tifo gialloblu, abbiamo Giuseppe Girgenti. Noi ogni settimana vogliamo un tifoso che ci porti la sua passione per la Juve Stabia. La tua la conosciamo da tantissimo. Giuseppe, com'è stato ritornare al Menti dopo 3 settimane e ritornare con una bella vittoria? Diciamo che è stata abbastanza facile tornare, anche perché venivamo già da 4 risultati utili consecutivi, quindi tutto lasciava ben sperare che si continuasse su questa strada. Infatti in curva, io vado in curva ogni sabato, e credo che si respirava un'aria, è inutile che lo dica, siamo tutti in questo momento, siamo tutti strafelici del cammino che abbiamo intrapreso, e quindi possiamo anche dire di stare ben tranquilli e di continuare su questa strada. Perfetto. A proposito di entusiasmo, com'è stato urlare già dopo 6 minuti, anzi 5 minuti e pochi secondi, per la nona volta il nome di Francesco Forte, Tiziano Valle? È stato bello anche perché il gol è arrivato pochi minuti dopo un'azione che secondo me lì c'è stato un errore da parte di Forte quando ha centrato la traversa. Allora sai, dopo pochi istanti il difensore avversario che perde palla, Forte che tira, la palla che va sulla traversa, dici cavolo, aspetta un attimo, vuoi vedere che questa partita è storta? Invece poi l'ha riaddrizzata subito, anche perché la Juve Stabia in questo momento è in totale controllo del gioco, in totale controllo dei momenti, delle partite, in totale controllo della sua stagione. È una squadra che è in fiducia, che ha trovato l'equilibrio che ci voleva. Chiaramente torneranno probabilmente qualche momento difficile durante la stagione, poi ci saranno momenti esaltanti, perché questo è il campionato della Juve Stabia. Bisogna ricordarlo anche a chi all'inizio era un po' scettico: la Juve Stabia è partita per salvarsi ed è sempre stata in corso per la salvezza, sempre praticamente, perché all'inizio la classifica era cortissima e c'erano tante squadre che faticavano, poi dopo quando ha cominciato a marciare si è rimessa lì in carreggiata, quindi
anche quelle critiche all'inizio venivano rivolte al mister Fabio Caserta, se ricordi, proprio qui in trasmissione dicevamo state tranquilli perché Fabio questa lungo, squadra esatto. ha tutte le qualità per poterla salvare. Che diceva Rocco? Lui è fortunato. No, è che... al microfono? No, lui, andiamo su tutti e due, questo è un bello, uno sketch. Sulla questione di Forte, voglio dire che lui è fortunato. Cioè, la Juve Stabia ha un giocatore in più, veramente, che è lui, Tiziano. Che posso dirlo, si può dire a quest'ora, c'ha culo. Vabbè. Perché lui vive per la partita, chiaramente, e se quando torna a casa, poi la Juve Stabia non fa gol, lui comincia a urlare per le scale. È fortunato. E l'episodio di Forte è proprio il simbolo della... Fin quando ci sarà Tiziano a fare lo speaker, state sicuri si urlerà. Si segnerà sempre in casa perché è fortunato, proprio una fortuna sfacciata. Tiziano, confermo. Meno male. Ragione Rocco, confermo quella che diceva. Ho una sola sfortuna nella mia vita, potete immaginare qual è, ce l'ho a fianco. Benissimo. E allora andiamo dal nostro Giovanni Malafronte, a proposito anche della passione, dell'ardore, della grinta di questa squadra. Questa squadra ha tanta grinta, ma ha tanti tifosi. Volevo fare questo passaggio con te proprio all'inizio. Anche lì, un po' più in alto, tu hai nella tua vita conosciuto uno dei presidenti più importanti della storia del calcio stabiese, che ha avuto già un grande riconoscimento, è giustissimo riconoscimento a Castellammare con la tribuna dedicata appunto a lui, Roberto Fiore. Stessa cosa succederà anche a Napoli, te lo voglio chiedere subito all'inizio perché è una cosa che succederà domani per chi ci segue in diretta, anche a Napoli ci sarà la tribuna Roberto Fiore e quindi lì dall'alto c'è Antonio Filippi da qualche settimana e noi l'abbiamo già salutato la settimana scorsa, penso che è un bel momento anche questo per dare questo riconoscimento al patrono storico, al presidentissimo Roberto Fiore. Allora, io prima di cominciare qui sta... Giovanni Nastelli che Giovanni fu diciamo creò il percorso per la tribuna Roberto Fiore a Castellammare, poi anche la Juve Stabia, il presidente Maniero, tutta la società sportiva della Juve Stabia, l'associazione Stabia Amore, il nostro Gianfranco Piccirino, un po' tutti hanno messo, anche Michele Rocco che molto, mi è stato molto vicino e niente. Domani il presidente ritorna nello stadio dove lui ha incominciato, diciamo, perché lo sapete bene, il presidente Fiore ha fondato Società Sportiva Calcio Napoli nel 1964 e fu il presidente di Sicuro Attafini, fu il presidente di 73.000 abbonati. E è una cosa bellissima, però la cosa che a me mi emoziona molto, che sto vedendo da qualche giorno, qualche giornale, qualche giornale, qualche sito, che scrivono sul giornale è stato il presidente del Napoli e della Juve Stabia. Per noi è un grande sponsor, perché voi sapete bene, lo portò il baronetto di Posillipo a Castellammare, perché all'epoca la Juve Stabia andò, Gianni Broda, sempre con la Juve Stabia andò in G2, poi il presidente Sabatino Bagnale lo lasciò perché non c'erano condizioni per portare avanti la Juve Stabia, e poi il grande Nicola Colonna, insieme a Maionese Milland, andavano a parlare con Gianni Improta e Fiore venne a Castellammare. Il presidente ha fatto un sacco di cose belle, purtroppo anche lui ha avuto persone dietro che, diciamo, anche federali, che si sono sempre contro al presidente, perché lo temevano molto. Ecco, come lo stesso fatto quando abbiamo giocato la partita del Gioco Labio, che andavano a squalificare e la difesa e mandavano il collino di Cassino e l'anno dopo hanno tolto il fatto che quando si giocava nei playoff veniva a zerare tutte le squalifiche, hanno dato il contentino al presidente, però lo temevano sempre, come lo stesso con il Savoia, mandavano un abito come che abita da pochi chilometri da qua l'hai detto tu il nome, e poi l'anno dopo l'hanno radiato. Quindi il presidente ha un sacco di cose. E poi, logicamente, lui ebbe quel problema respiratorio, quindi non poteva più stare nel mondo del calcio, logicamente abbandonò. Però venne a casa... Però ha firmato un decennio di calcio. Venne a casa, magari, Mario Volono e anche Ciro Novellino
lo sanno bene le cose, viene a casa magari che lo consigliò di farla entrare come consigliere di Lega. Sì. Il presidente Fiore disse sì, perché il presidente piaceva stare in mezzo al calcio, perché il presidente tifoso, diciamo. E disse vabbè, io entro, e poi fu fermato dalla famiglia perché non aveva le condizioni. Ma lui in Lega si voleva portare a Improta e a Tonino Montesano, che oggi sta alla FIGC Campana, comitato regionale, provinciale. Vedi quante cose dopo che il presidente spesso mondo del calcio e dello sport, anche il circolo positivo, sì, il circolo positivo, è stato il presidente di Porzio, è stato il presidente di Lisca, però diciamo il presidente Fiore, dico vabbè, da, perché io sono di parte, sono di Castellammare, e il presidente Fiore amava Castellammare, infatti il presidente Fiore il giorno prima ho dovuto cantare con emozione, ho dovuto cantare la canzone del Castellammare, che quando entravo nello stadio, e lui disse bene, adesso posso anche riposare. Lui è morto con la US Army proprio. Infatti se andava in ospedale c'era qualche infermiere, per esempio, ma è presente Fiore, quindi sì, pensate un po'. E mi ricordo un altro evento, poi finisco, che stavamo, abbiamo messo in casa, il presidente Fiore fece 2 milioni di incasso, pensa un po', e c'era Enzo Foglio Manzillo, che all'epoca la sede della US Army stava a Menti, scese, presidente, ci sono due giocatori sopra che devono prendere lo stipendio, giocatori che poi l'anno dopo sono andati in Serie A, no? Uno prendeva 17, l'altro 15, e lui mi guardò, milioni, il presidente mi guardò, disse che bella cosa, proprio così, che bella cosa, disse, i tifosi critici, ho fatto 2 milioni in casa, io devo pagare 3, e quindi pensate un po', il presidente poi era molto vulcanico, assolutamente. Poi lui ha sempre detto che niente, a Castellammare ha speso ben 11 miliardi. 11 miliardi, sì, anni. Diciamo la verità, ci è costato una fama. Assolutamente, però la sua grande passione fatto, non è stata mai in discussione. Ha fatto peggio le fideussioni su quella fama. Proprio col microfono. No, riallacciandomi al discorso di Giovanni, anche il famoso episodio di Lunerti, perché all'epoca, in quella finale persa con la Salernitana, noi l'abbiamo intervistato Lunerti, quindi ce l'ha raccontato questa cosa dopo molti anni, l'ha potuto dire, che il presidente della Serie C all'epoca era Abete, e lui Abete scese giù negli spogliatoi chiaramente per salutare le squadre, soprattutto la squadra sconfitta, i vinti, pensando chiaramente di essere accolto nello spogliatoio con tutti gli onori, insomma, della sua carica. Entrò negli spogliatoi e Lunerti lo cacciò fuori dallo spogliatoio con delle parole che non ho potuto neanche riportare, diciamo, chiaramente sul giornale, ma immaginatevi qual era la situazione proprio per quella famosa partita di Reggio Calabria dove falcidiarono di squalifiche la Juventus, chissà, con la squadra completa. Veronici, eccola. Però Mario, scusa se mi permetto di dire quest'altra cosa. Ecco, vedi, da Fiore sono passati un sacco di presidenti a Castellammare, cioè Darco, Cesarano, Giglio, Maniello, adesso c'è anche il presidente Langella. Vedi come siamo diventati, diciamo, un vero marchio, ok? Sì, un sì, vero sì. Marchio, la Juve è diventata un vero marchio. Diciamo 30 anni e passa, una vera città di calcio dove tra Serie B e Serie C, il calcio non è semplice, assolutamente. E questo da noi è orgoglioso, è di essere così. E tutto nasce appunto da Roberto Fiore. Domani ci sarà appunto questa targa e la tribuna Posillipo, che diventerà tribuna Roberto Fiore anche a San Paolo. E allora torniamo dal nostro corner web con Natale Giusti per qualche altro messaggio, chiaramente, per coloro che ci seguono dal web. Sì Mario, ci sono diverse domande per questa sessione di calciomercato invernale. Per esempio ci sono Paolo Spagnuolo ed Antonio Mollo che ci chiedono se corrisponde al vero una presunta offerta che ci sarebbe stata da parte della Cremonese per Gigi Canotto. E giriamo ovviamente la nostra domanda. Allora, iniziamo subito a rispondere a questa, esatto. Natale, poi sì, andiamo anche in pubblicità. Sì. Sono arrivate tante offerte per Canotto e per Forte, offerte anche importanti, ma la società le ha rifiutate, la
ha specificato proprio il patron Maniello in alcuni interventi telefonici e radiofonici in questa settimana a Radio Punto Nuovo, proprio ha specificato questo, che non si muoveranno assolutamente questi calciatori sul mercato. Poi è chiaro, se arriva qualcosa di irrinunciabile per il calciatore e per la società andrà valutato, però in questo momento alcune offerte penso siano state rimandate al mittente, anzi probabilmente si sta cercando di fare ancora qualcosa di importante sul mercato. Fermiamoci, primo carrello pubblicitario e poi torniamo in diretta. Expert, quando vuoi di più. Con l'Orange Best di Expert i numeri vincenti sono sconto 10% sulla telefonia, 15% su informatica, 20% sui TV, 25% su clima e riscaldamento, 30% su grandi e piccoli elettrodomestici. Vieni e scopri la grandissima selezione pensata per te dai nostri esperti. Abbiamo tutti i numeri per farti felice e puoi pagare a tasso zero. Expert, gli esperti siamo noi. Offerte valide dal 13 al 26 gennaio 2020. TAN fisso e TAG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento su expertonline.it. Per essere sempre pronti in griglia di partenza, fai un pit stop da Giocar. Officina meccanica, centro revisioni autovetture, autocarri fino a 35 quintali, ciclomotori, minicar, motocicli e motocarri. Da sempre ti offriamo professionalità, dinamismo, finanziamenti in sede e tagliandi a partire da 50 euro con ritiro e consegna auto a domicilio. Installa da noi un impianto GPL e metano a partire da 600 euro o un antifurto block shaft. Di Giocar ti puoi fidare. E novità assoluta, siamo installatori ufficiali per la Campania dei dispositivi di guida per disabili Fadiel SMDM. Ti aspettiamo in via Ripuaria 12 a Castellammare di Stabia. 081 87 020 66 su Facebook Schettino Group. Automec Service è la moderna concessionaria auto del gruppo Automec. Da subito un punto di riferimento qualificato per chi vuole acquistare un'auto nuova o un usato garantito. Grazie ad un ampio showroom dedicato ad Opel, Peugeot, Suzuki e Toyota e un parco auto usate costantemente aggiornato, sarà facile trovare l'auto che stai cercando. Automec Service è anche una moderna ed efficiente officina, nonché Bosch Car Service, dove potrai effettuare tagliandi e interventi di manutenzione alla tua auto. Ti aspettiamo a Automec Service, via De Gasperi 287-289, Castellammare di Stabia. Telefono 081 872 3824. www.automecservice.it. Ed eccoci qui di nuovo in diretta con questa puntata numero 16 di Juve Stabia Live Talk Show. Parlavamo degli argomenti più interessanti del momento, chiaramente il mercato la fa da padrone. Andiamo dal nostro corner web con Natale Giusti. Natale. Sì, c'è qualche altro messaggio, si gira sempre diciamo attorno al calciomercato, per esempio c'è Gennaro Scarfato che dà un amorevole consiglio ai dirigenti della Juve Stabia dicendo: cara Cremonese, tieniti pure a Ciofani e Ceravolo, 3 gol in 2. Quindi questo confermando diciamo il poco rendimento, sottolineando lo scarso rendimento di questi due calciatori tra le fila della Cremonese. C'è, pagati anche lautamente dalla Cremonese, sì, infatti, in estate, se ne parlava davvero. C'è lo stesso Gennaro Scarfato che si proietta già alla gara di Pisa di sabato, chiedendoci chi potrebbe giocare al posto di Gigi Canotto, che è squalificato come tutti sanno. Sappiamo che ci sono problemi anche per Salvatore Elia per questa partita, quindi certo. Vi giro anche questa domanda magari su cui poter discutere. Perfetto, sì, questa è una delle prime domande da poter fare anche nella seconda parte della trasmissione. Di certo non ci sarà Salvatore Elia, che ancora non ha recuperato, è molto probabile che non venga convocato domani, quindi Canotto ed Elia non ci saranno e bisognerà verificare ora se si giocherà con Rossi lì davanti e poi anche le condizioni di Sissé, perché poi è da verificare con questa pubalgia che è un po' fastidiosa, che può anche essere debellata in alcune settimane come abbiamo visto in passato. Però ora andiamo nei vari argomenti, volevo prima però tornare un attimo a quello che è stato Juve Stabia Empoli in campo con le scelte che sono sembrate un po' cervellotiche di Muzzi. Possiamo dire che la partita l'ha vinta Fabio Casetta? Parto proprio da te, Tiziano.
Sì, la partita l'ha vinta Fabio Caserta, anche perché Muzio a me non, onestamente non piace come allenatore, o perlomeno non mi piace l'Empoli che ho visto in campo contro la Juve Stabia. Ma Fabio Caserta, ho cominciato a vedere qualche video che gira, si parlava di quell'azione, tutto passaggio, stile sarrismo. Infatti sì. In redazione ho fatto la battuta e è cominciato il casertismo in questo momento. Ma è una cosa che provava da parecchio, no? È chiaro che se hai Addae che magari non gira al meglio dal punto di vista fisico diventa più difficile, se hai Calò che non sta benissimo diventa più complicato, se hai un giocatore come Bukele che sa fare tutte e due le fasi ed è bravo anche con i piedi diventa magari più facile fare determinate giocate. E la Juve Stabia chiaramente è cresciuta nel tempo e l'ha vinta Caserta con i 10 punti consecutivi, diciamo che sì, 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 assolutamente. Ma l'ha vinta Caserta come l'ha vinta a Chievo con le sue a Verona contro il Chievo con le sue scelte. E l'ha pareggiata probabilmente contro il Benevento, perché un'altra squadra contro il Benevento in quel momento poteva magari perderla la partita. Beh, io secondo me Fabio sta facendo un lavoro straordinario. Va detto che sul mercato probabilmente, per esempio, io sono una partita di sabato con il Pisa, secondo me è complicata. Perché la Juve Stabia in parecchi momenti delle gare che ha giocato finora si è appoggiata sugli strappi di Canotto. Quando c'è un momento, diciamo, di difficoltà per creare un'occasione offensiva, si dà la palla a Canotto, Canotto inventa sempre qualcosa, o quantomeno crea imbarazzo nella difesa avversaria. Quindi giocare senza Canotto, secondo me, in questo momento è complicato per la Juve Stabia. E io credo, spero, sono convinto, che la società si stia muovendo proprio per dare un'alternativa in tal senso. Serve un alter ego di Canò. E andiamo subito a sentire le parole di Fabio Caserta proprio ai microfoni di Mario Vollono e poi torniamo in diretta. Sì, ma la squadra ha fatto una grandissima prestazione, veramente una bella partita sotto tutti i punti di vista. Non era facile dopo 10 giorni di sosta, la squadra, l'avevo già detto prima della partita, avevo ritrovato i calciatori con tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, tanta voglia di continuare. Hanno fatto 10 giorni veramente importanti e sono contento, lo meritano. Ci tenevamo a vincere per dedicarla questa vittoria a Antonio, che purtroppo non c'è più, almeno una minima gioia per una famiglia che purtroppo in questo momento sicuramente non vive dei momenti migliori. Noi siamo contenti di questo e dobbiamo adesso continuare a lavorare come sta facendo la squadra e non illudersi, soprattutto dopo una partita del genere. Ho cercato di dare più soluzioni, di dare più idee di quello che potevamo fare durante l'intera partita, non sapendo neanche magari l'Empoli con quale modulo veniva a giocare qui, perché con tanti nuovi innesti poteva cambiare, come infatti ha cambiato all'inizio della partita col 4-3. Avevamo preparato anche un po' questo, ma soprattutto avevamo preparato il nostro modo di cambiare durante la partita in base a se magari vedevo che la squadra era in difficoltà, e la squadra ha reagito bene anche con cambi moduli. Più di una volta, non avendo mai trovato difficoltà, ha saputo soffrire quando c'era da soffrire. Potevamo chiuderla anche con più di un gol, però sono contento che alla fine il risultato finale è quello che conta. Tu guardi meno 17, io guardo che sabato c'è il Pisa, sì. E non penso ad altro. Penso che oggi c'era di fronte una squadra già forte di suo, rinforzata su tutti i reparti con 6 acquisti importanti per la categoria. La squadra ha fatto molto bene, quindi io penso a questo, penso a lavorare e arrivare prima possibile alla salvezza, che ancora la strada è molto lunga, è difficile perché non è facile, non pensate a nient'altro perché non ci illudiamo, noi dobbiamo stare a testa bassa, pedalare, lavorare in silenzio perché è l'unica cosa, e non ci dobbiamo soprattutto dimenticare le prime 6 partite. Dobbiamo pensare sempre alle prime 6 partite, non pensare adesso. Io sono un allenatore che magari, a differenza di altri, vogliono intervenire sul mercato, io no,
forse sarò pure fortunato, perché ho una società e il direttore che conosce tanti giocatori, tanti ottimi calciatori, e quindi lavora molto bene. Mi fido di quello che fa lui. Lui evidentemente sa come lavoro io, sa cosa chiedo come caratteristica, e lui è libero di prendere tutto ciò che vuole, ma io non penso che questa squadra debba intervenire sul mercato, perché noi abbiamo innanzitutto una rosa di 27 ancora calciatori, sono andati via in tre, ma abbiamo ancora 27. Sono contento di tutti e 27, al di là di chi giochi e non gioca, perché sono prima di tutto persone per bene e lavorano in silenzio senza creare nessun tipo di casino. E poi storicamente noi a gennaio, quando muoviamo tante pedine, non facciamo mai bene, quindi non vedo il motivo, al di là di tutto, perché intervenire sul mercato se non c'è la necessità. Noi meno persone muoviamo, a mio avviso, e meglio è, perché il calcio è fatto di gruppi, è fatto di spogliatoi. Mettere tanta gente dentro uno spogliatoio che è collaudato, dove stanno bene, dove si vogliono bene, è sempre un punto interrogativo. Sai quello che lasci, ma non sai neanche mai quello che prendi. Io sono molto contento, poi dipenderà il direttore. Se qualche giocatore chiederà di andare via perché magari vuole più spazio, o se ti arriva una richiesta per un giocatore che gioca titolare, una richiesta importante, sarà sempre la società a valutarla. A Gigi io lo valuto in base a quando è arrivato. Domenica, no, sabato non ce l'avrai. No, ma io lo valuto in base da quando è arrivato qui. Sì. Ha fatto un cambiamento notevole. Io anche a fine primo tempo gli ho detto semplicemente una cosa, che nel calcio a mio avviso esistono tre categorie di calciatori: i calciatori mediocri, i calciatori bravi e i calciatori forti. Lui dipende cosa vuole fare. Se vuole diventare un calciatore forte, ci stanno momenti della partita che lui non può no, ma io non mi riferisco neanche, poi alla fine ha detto pure, si è scusato col compagno che non l'ha visto, no, io parlo anche della fase di non possesso, che secondo me lui deve migliorare, però è arrivato qua come giocatore mediocre nel senso che è bravo e si accontenta di quello che sa fare. Poi ci sono i giocatori bravi che sono bravi, e ci stanno i giocatori forti. Lui per me può diventare un giocatore forte, veramente forte, perché ha delle qualità importanti. Però lo deve capire pure lui, che ci sono dei momenti in partita, invece di fare 10 scatti ne bastano 5 e gli altri dai una mano al compagno, perché qualche volta abbiamo sofferto perché magari lui non ha dato una mano a coprire. Parole abbastanza chiare, quelle di Fabio Caserta, che ha parlato un po' di tutto, del match vinto contro l'Empoli, ma anche di Gigi Canotto. Parlavamo prima di un'offerta, varie offerte arrivate a tanti calciatori della Juve Stabia. Una di queste si parla proprio di un'offerta della Cremonese per Canotto, che probabilmente è stata rimandata al mittente dalla società. Di tutto questo poi sicuramente se ne saprà meglio e di più dopo la fine del calcio mercato. Prima di andare anche in questo argomento, perché Canotto è stato sicuramente una delizia del palato fine di tutti i tifosi della Juve Stabia, e non solo nella partita contro l'Empoli, ma anche un po' di croce con qualche passaggio che poteva essere effettuato mettendo in porta compagni, come ha detto lo stesso Fabio Caserta. Ma andiamo dal nostro Natale Giusti, che è di nuovo in platea con i nostri piccoli ospiti. E allora, a te Natale. Sì Mario, siamo di nuovo con i giovani calciatori della scuola calcio ASD San Paolo. Chiediamo a ognuno di loro, partendo da questa ragazza, questa bambina, qual è il calciatore preferito della Juve Stabia e quale partita di quest'anno della Juve Stabia ti è piaciuta di più? Il giocatore che mi piace di più è Elia. Ah bene, ma tu cosa hai fatto proprio quest'anno? Ho portato il pallone alla Juve Stabia contro la Salernitana. Ah bene, eri in campo allora anche tu nel derby. Perfetto, allora continuiamo, la domanda di Natale, allora diciamo calciatore. Il giocatore preferito. Il calciatore preferito Canotto e la partita contro Venezia. Bene, okay. Andiamo avanti. Il mio giocatore prima, che mo ancora se ne deve andare, era Branduani, perché faccio il portiere, e la partita più bella è stata quella lì contro la, cioè come si chiama, contro il Catanzaro, con il Catanzaro, il cucchiaio di Giannone, sì. Ti ricordi, giusto, parato da Branduani. Sì. Benissimo, andiamo avanti. Il giocatore mio preferito è Francesco Forte,
La partita mia preferita è stata Juve-Stabia-Venezia. Quindi ti piace lo squalo? Perfetto, andiamo avanti, lo squalo forte chiaramente. Il calciatore mio preferito è Canotto e la partita più bella è stata contro la Salernitana. Benissimo, andiamo avanti, dietro, sempre alzandoci. Il calciatore preferito per me è forte, la partita migliore è stata contro la Salernitana. Bene. Il mio giocatore preferito è Francesco Forte, la partita migliore è stata contro la Salernitana. È un plebiscito. A me sempre Forte è contro la Salernitana. Benissimo. Derby. Il derby è derby, assolutamente. A me non è dispiaciuto anche quella col Pordenone, il poker, no? Natale. Mario, poi volevo chiedere alle due amiche che ci sono venute qui a trovare stasera, sì, a Roberta e a Patrizia Esposito, volevo chiedere un loro giudizio su questo momento della Juve Stabia, alla luce dell'ultima vittoria con l'Empoli e di questa partita, di questa difficile trasferta con il Pisa di sabato prossimo. Iniziamo da Roberta Schettini. Sì, rinnovo i saluti a chi ci sta guardando. Io penso che possiamo fare ancora altre prestazioni positive. Sono molto fiduciosa per la Juve Stabia. Non mi aspettavo che facessero tutte queste vittorie, insomma, una dietro l'altra. E devo dire la verità, non mi aspettavo la prestazione contro l'Empoli, perché comunque si è presentata una corazzata a Castellammare, quindi tutti spaventati, però abbiamo detto la nostra come sempre. Lo squalo ha fatto spaventare l'Empoli. Sì, lo zio Shark ha detto la sua anche contro l'Empoli, sì. Patrizia. Buonasera, ci sta seguendo l'associazione Stabia Amore di Gianfranco Piccerillo e Michele Savastano, quindi li saluto. Per quanto riguarda la Juve Stabia, io ho sempre detto che è una grandissima squadra, ci saremmo ripresi contro il Trapani e così è fatto, perché siamo ripartiti da dove abbiamo lasciato il campionato. Mi piace un messaggio, perdonatemi se vi rubo il lavoro. Praticamente ha scritto una partecipante del primo concorso Vespa Rosa, Iole Vanacore, che dice: buonasera a tutti e un saluto a Patrizia e a Roberta. Mi auguro che sabato a Pisa ci sia una rivincita della Juve Stabia rispetto alla partita dell'andata. Benissimo. Comunque spera che i giocatori continuino con la stessa grinta e consapevolezza delle proprie capacità e che sia una bella e vivace partita. Benissimo. È anche molto attiva con la nostra rubrica Vespa Rosa e anche l'ha intervisto spesso e quindi non si è smentita. In effetti sono d'accordo con il suo parere. Io sono sempre del punto di vista che le partite si giocano sul campo e non sulla carta, e quindi ce la possiamo giocare a Pisa, ci credo. Benissimo, grazie Patrizia, grazie Roberto. Applauso, grazie, ragazzi. Chiaramente va ai ragazzi della SD San Paolo 1970, Giovanni Naselli, è bello vedere anche l'entusiasmo non solo dei ragazzi, anche di tutte le tifose. Sì, è bellissimo vedere l'entusiasmo delle tifose, è bellissimo vedere l'entusiasmo dei ragazzi, merito va a Giovanni per quello che sta mettendo in campo nel corso di questi anni con l'attività della scuola calcio, che lo seguo da lontano, che al di là di quello che è l'insegnamento calcistico, un ragazzo che ha messo in campo un'iniziativa che va di supporto alla scuola, alla famiglia, e quindi fare in modo che a questi ragazzi vengano insegnati anche veri valori, e quindi l'amicizia, il rispetto e l'ideale dello sport. Quindi veramente sono delle belle iniziative, e poi sono sempre convinto che quando tu da piccoli innamori di una squadra poi lo sarai per sempre. Io ricordo che la mia prima partita che ho visto della Juve Stabia era quando abbiamo inaugurato lo stadio Romeo Medi, era un amichevole contro dell'Avellino, vincemmo 3-1, poi ci fu la partita con la Regina, con il gol di Marcello prima, e da lì è nato questo amore che durerà per sempre, perché ripeto, quando ti innamori da piccolino poi alla fine lo sarai per sempre. Assolutamente, amore condiviso penso dal nostro Giuseppe Girgenti, no? Sicuramente, io, allacciandomi al discorso che faceva Giovanni, credo che è giunto anche il momento che la società, cogliendo l'occasione delle prestazioni positive della squadra, di fare anche un piccolo sforzo per riempire anche sempre di più lo stadio.
in effetti qualche iniziativa come l'anno scorso col Trapani, esatto, qualcosa... esattamente, pensare di invitare questi ragazzi allo stadio, magari facendo dei pacchetti famiglia, pensare a delle promozioni familiari così che da permettere anche alle famiglie meno abbienti, lo sappiamo tutti, è inutile nasconderci che ci sono tanti problemi in questa città, certo. E quindi a livello sociale siamo un po' in difficoltà, però per riempire lo stadio c'è bisogno anche di un piccolo sforzo da parte della società, magari facendo, ripeto, dei pacchetti famiglia e riempendo lo stadio, dando la possibilità a questi ragazzi di innamorarsi, creando una nuova generazione di tifosi, perché non ci dimentichiamo, le insidie sono sempre dietro all'angolo, sono un paio di anni che ci viene tutto bene, però non ci dimentichiamo che 3 anni fa c'eravamo ridotti un po' all'osso con le presenze allo stadio, e questo deve essere sempre presente nella nostra visione di calcio, anche se loro ci stanno facendo capire che vogliono fare calcio a livello importante. Assolutamente. C'era Giovanni che voleva aggiungere qualcosa. Giovanni, sì, mi allaccio al discorso che diceva lui. Io proprio questo lo dicevo in settimana a un amico tifoso di Castellammare, quelle che ha perso, io dietro la maglietta ho visto Castellammare, Città delle Acque. E purtroppo abbiamo messo delle maglie storiche. Le nostre istituzioni, questa città, perché tu lo sai, la Juve Stabia negli anni 80 fece 4.500 abbonamenti, no? Però avendo degli stabilimenti, perché Castellammare la chiamavano la piccola Milano, Cadia Medaluce, Raccordi Meridionale, Avis, Fincantieri, Terme Stabiane. Allora, cari ragazzi, qua ci sta un po', c'è molta migrazione. Qua fra poco ci contiamo sulle mani, questa città. E quindi va bene quello che dice lui, abbiamo il pacchetto per le scuole e cose va. Però facciamo pure qualcosa, le istituzioni di questa città si muovono a fare qualcosa, a creare un po' di economia. Io mi ho sentito che è partita anche la nave, quindi so che si è svuotata. Giovanni mi dà atto che si è svuotato un po' anche il Fincantieri. Quindi facciamo qualcosa anche per l'economia, dove il tifoso può anche contribuire. Qua abbiamo ragazzi che stanno fuori sul tifoso della USAB, sì, però allo stadio c'è bisogno anche di un po' di contribuzione per dare una mano a questi presidenti che veramente stanno facendo grandi sforzi. Va bene? Rocco, volevo chiederti invece, parlando proprio delle parole di Fabio Caserta, il mister non è mai banale, è andato anche a stuzzicare un po' Canotto, che sicuramente è uno dei giocatori che mette più verve in questa squadra, però proprio contro l'Empoli magari qualche passaggio in più al momento giusto poteva anche farti chiudere prima la partita. Sono i discorsi che fanno gli allenatori che credono nei collettivi e che difficilmente lasciano la parola a un solo giocatore e quindi ne accettano anche i limiti tecnici, a volte caratteriali. Lui quando parla di giocatori mediocri, giocatori bravi e forti, in realtà lo sta stuzzicando, gli sta dicendo... Lo sa che lui è forte, può fare benissimo. Perché un conto è essere giocatori forti, un conto è sentirsi forti, perché è importante anche la testa. E allora, se all'inizio del campionato, l'anno scorso, alcuni giocatori non si sentivano forti, con i risultati, pur essendolo, con i risultati adesso sentono anche di essere competitivi. Quindi... io voglio dire, non ho visto questi scandali contro l'Empoli di Canotto, sì, sono quei giocatori che comunque hanno questa doppia faccia, se vogliamo, no? Cioè sono egoisti, però quando gli va bene, gli va bene. Mi ricordo un po' il discorso che si fa su Insigne, ecco. Insigne è il classico giocatore che è forte, ma in questo momento non si sente per niente forte. L'ha dimostrato però domenica, che quando tu però gli lasci la possibilità di poter dimostrare tutto il suo talento senza imbrigliarlo in degli schemi, come forse faceva Sarri in maniera troppo eccessiva,
questo è uno che ti inventa delle giocate come quelle contro la Lazio, quindi io non sarei così allarmato. Certo, lui fa l'allenatore, li vede tutti i giorni questi giocatori, e quindi probabilmente ha anche un rapporto degli scontri dal punto di vista personale, quindi non sono diciamo preoccupato, e né mi meravigliano le parole di un allenatore che comunque è uno che non ha paura di dire queste cose o di inimicarsi i giocatori, perché lui, a differenza di come i suoi giocatori, lui si sente un allenatore autorevole e quindi sa che può tirare fuori il sangue da ognuno di loro. Tiziano, possiamo dire che quest'anno Fabio Caserta si è inventato un'altra cosa importante nei vari moduli che ha spesso schierato. Il 4-3-1-2, che nessuno si sarebbe mai aspettato quest'anno di vedere, con tanti esterni, in realtà è il modulo che in questo momento sta dando di più alla squadra. Magari all'inizio pensavi di snaturare un po' Bifulco, però pian piano sta entrando anche lui in quell'ottica. Quando è entrato Mallamo ha dato il suo contributo. Certo è che con questo schema la squadra sembra soffrire di meno dietro, avendo subito 0 gol nelle ultime 3 partite in casa e 1 nelle ultime 4. Sì, concordo, rientra nell'equilibrio di cui parlavamo prima, cioè la squadra ha trovato il suo equilibrio. Probabilmente Bifulco sulla fascia non riesce a rendere al meglio, anche perché non so se è un problema fisico, però non ha fatto delle partite brillanti quando è stato schierato centrodestra, centrosinistra. Lì in mezzo invece secondo me sta crescendo, e poi quel modulo, ecco, secondo me ti permette di valorizzare ancora di più Canotto, che come dice il mister ha un po' questo vizio che magari non torna dietro, non ti aiuta nella fase di non possesso, però tenendolo lì davanti nei due, spesso se guardiamo bene la partita a volte capita che si allarga forte e resta al centro Canotto, e questo ti permette anche di valorizzare quelle che sono le qualità di Canotto. Devo dire che in questo 4-3-1-2 dispiace che poi sia andata così con Carlini, perché secondo me poteva essere utile anche lui in quella posizione a supporto delle due punte. Poteva essere il ruolo giusto, come d'altronde lo è stato anche nella fase finale della scorsa stagione, se vi ricordate, quando giocando alle spalle di Paponi diventò decisivo anche con tanti gol. Dispiace, però può essere sicuramente un modulo che può accompagnare la Juve Stabia fino alla fine della stagione. Soltanto per concludere, però l'ideale anche per sfruttare al meglio Mariano Izzico, che sembra entrare in condizione, e sta tornando anche Mastalli, che forse sta tornando Mastalli, sta crescendo Bugel, dovrebbe tornare Calvano. Secondo me a centrocampo c'è tanta qualità, servirà fino alla fine. Per questo dicevo, io non farei tantissimo sul mercato. Io onestamente, infatti, proprio il mister ha detto: io questi qua me li tengo stretti. La cosa che diciamo mi preoccupa di più quando comincia il mercato, una squadra gira bene, è quella di andare ad alterare gli equilibri che si sono creati. Secondo me in questo momento la Juve Stabia è una squadra equilibrata. Dietro a Vitiello, a Fazio, io non lo so in questo momento con chi puoi sostituirlo, perché sta facendo una stagione straordinaria. Trost è tornato a tornare titolare, eh? Per questo dicevo Tonucci, abbiamo ancora Tonucci, certo. Trost è ritornato quello che conoscevamo, Ricci sta crescendo partita dopo partita. Io non lo so onestamente lì dietro. Allievi che è tornato, quindi a centrocampo abbiamo già detto che c'è quell'abbondanza. Forse, come dicevo, serve soltanto un'alternativa lì davanti per dare un po' di velocità quando serve, perché speriamo che Elia torni quanto prima quello dell'anno scorso, però fino a questo momento purtroppo non è riuscito a dimostrare. Assolutamente, 4-3. No, volevo soltanto dire che lui ha fatto tutto un discorso su Canotto, però non sa neanche il numero di maglia di Canotto, quindi non sa neanche come questi fa. Sono gli sketch tra loro, Vabbè, vai, no. Io qualche intervento lo farei, perché non si rende conto, perché lui non è molto pratico della categoria, che è lunga ancora. Quando molto. Finisce la sezione di mercato e poi va a finire che ci stanno qualche squalificati, qualche infortunio. Stabia a 32 giocatori e però hai detto anche tu che ce ne sono 4-5 che non servono, perché insomma l'hai detto pure tu. Ma poco voglio funzionale dire, in questo momento. Poco diciamo. Funzionale. Allora, tu vuoi tenerti Carlini, però se va via Carlini lo devi rimpiazzare, ma a proposito, proprio in quel, aspetta, scusa, sì, finisco un attimo, proprio in quel ruolo, secondo me, dove è decisivo, cioè nella tre quarti. Sì. Quando Canotto però giocava nelle giovanili, tu facevi
facevi i tabellini della Viribus Unitis. Bellissimo anche così, questi sketch in trasmissione. Volevo dirvi, Marras, parlavamo di Marras prima, torniamo anche dal nostro Natale Giusti al web, Marras, di cui si è parlato di una possibile nuova trattativa della Juve Stabia, probabilmente non è il vero obiettivo di mercato della Juve Stabia. Si è parlato anche, se non sbaglio, su web in questi giorni di Di Gaudio, ma anche lui probabilmente non è il giocatore che sta cercando la Juve Stabia. Si potrebbe andare dalle parti di Parma probabilmente per trovare qualche profilo, ma non andiamo oltre, che possa essere positivo anche in quello step che dicevamo di giocatore dietro le punte o esterno. O di Bergamo. O di Bergamo, sì, anche Bergamo non è una piazza poco funzionale per la Juve Stabia. Vediamo Mallamo, vediamo Elia, non si sa mai che possa esserci qualche altra sorpresa. Natale, vediamo anche il web. Sì, Mario, c'è un messaggio molto simpatico di Mamma Mia Cioffi. Gigi Canotto non si muove, altrimenti dobbiamo cambiare il menù delle pizze, ci dice la pizzeria Mamma Mia. Un saluto chiaramente a Pino, a tutta la famiglia Cioffi e al nostro amico Enzo Rubicon. Poi di Michele Claudio, rinnovate il contratto a Gigi Canotto, perché se continua a fare bene lo vendi a 2-3 milioni facile. Vincenzo Pagano, che si rammarica per l'assenza di Gigi Canotto, come molti di quelli che ci hanno scritto stasera, senza dimenticare anche l'assenza comunque di Salvatore Lia per sabato prossimo. C'è Giuseppe Rotondale che ci dice: questa sera due miei grandi pazienti, Mario Di Capo e il top Girgenti. Assolutamente, ci siamo visti proprio lì da Peppe. Tiziano quindi... Valle, saluto a lui. Oh, grande Peppe. Tre allora, perché anche Tiziano. devo riprendere. Infatti, in realtà, l'ho abbandonato un po'. Devo riprendere per impegni di lavoro, però devo dire. La professionalità di Peppe Rotondale è qualcosa di straordinario. Il permettetemi top. Questo, diciamo, top, questo assolutamente. Fisio Rehab, quindi lo salutiamo, grazie Peppe. Natale. Sì, poi c'è ancora Antonio Botta che ci saluta da Monfalcone, Forza Juve Stabia da Monfalcone. Salvatore Cimmino, saluti a tutti da Trieste. E poi c'è un messaggio qui scritto dalla nostra Patrizia Esposito, dal nostro studio. Dalla platea al web. Dalla platea che si riferisce a Tiziano Valle: vogliamo il tuo urlo in diretta. E dopo ci proviamo, dopo ci proviamo magari. E poi chiudo con l'ultimo messaggio, Ferdinando Di Stefano, un'altra voce di mercato. Siligardi sarebbe l'ideale, anche se non so fino a che punto, sono tutte delle voci che circolano in questo periodo, molte anche senza alcun fondamento. Sì, vabbè, qualche voce potrebbe anche essere confermata, chissà. Non a caso ho detto la parola Parma in precedenza, quindi è proprio lui quel nome che sembra in questo momento poter piacere alla Juve Stabia. Poi è tutto da verificare se è una voce reale oppure no. Intanto abbiamo il nostro secondo gol dagli sponsor e andiamo subito a vedere. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854. Oppure allo 081 189 46 080. Non serve sorpassare a destra. La tua corsia preferenziale è Fisio Rehab, l'eccellenza sanitaria italiana accessibile a tutti. Innovazione tecnologica, attrezzature all'avanguardia, professionalità ed esperienza per assicurarti il miglior percorso verso la guarigione. Fisio Rehab è fisioterapia e riabilitazione sportiva, ortopedica e neurologica, poliambulatorio medico con visite specialistiche, esami diagnostici, test e valutazioni funzionali. Visita fisiorehabstabia.it anche su Facebook e dai la precedenza alla salute. In via Alcide De Gasperi 177 a Castellammare di Stabia. Per info contattaci al numero 081 1900 42 74.
Potrei parlarvi della cucina genuina e gustosa, della succulenta carne alla brace italiana e straniera, della pizza napoletana buona da leccarsi le dita, o raccontarvi di... Ma che ve lo dico a fare? Non se ne può parlare, dovete provare! C'è posto per te, Pasquale e la sua famiglia, sì, che sanno prendervi per la gola, perché da loro... Ragazzi, questa non è carne, è cioccolato! Ciao! Dall'idea di una famiglia di macellai buongustai c'è posto per te. Ristorante, pizzeria ed enoteca con oltre 900 etichette di vini italiani ed esteri. A Castellammare di Stabia, traversa Cantieri Metallurgici Italiani 59 081 871 88 71 e 392 13 62 179. Ed eccoci qui di nuovo in diretta, Juve Stabia Live Talk Show, 16ª puntata. A breve avremo anche di nuovo un collegamento con l'altra trasmissione in onda su TV Oggi, Amici Granata, con questo parallelo che facciamo di settimana in settimana, ma restiamo sugli argomenti legati proprio alla puntata di oggi. Andiamo dal nostro Natale Giusti, perché c'è da presentare il prossimo match Pisa-Juve Stabia, quindi l'avversario ma anche l'arbitro dell'incontro che torna proprio di scena per la Juve Stabia ancora una volta in Toscana. Natale. Sì, parliamo ovviamente del Pisa, prossimo avversario della Juve Stabia di sabato prossimo. Il Pisa Sporting Club è stato fondato nel 1909, vanta quale massimo successo 7 partecipazioni alla Serie A e 33 alla Serie B. Nella stagione 2021 ha partecipato alla finale per titolo nazionale della massima serie. Nel palmarès del Pisa ci sono 2 Mitropa Cup, 2 campionati di Serie B e una Coppa Italia di Serie C. Dopo aver riconquistato la Serie C, negli anni 60 la formazione toscana è approdata nuovamente in Serie B. Nel 68 per un solo anno il Pisa milita in Serie A prima di tornare in terza serie negli anni 70. Nel 1978 il presidentissimo del Pisa, Romeo Anconetani, rileva la presidenza della squadra e risolleva il Pisa dalla C alla A, portandolo fino alla semifinale di Coppa Italia nel 1989 e a vincere anche le sue prime storiche competizioni europee. Infatti nel 1988 il Pisa si impone nella Mitropa Cup. Dopo diversi anni nella massima serie, negli anni 90 il Pisa retrocede di nuovo in Serie B, quindi fallisce una prima volta e poi riparte dall'eccellenza. Negli anni 2000 torna tra i professionisti, vince una Coppa Italia di Serie C nel 2000 e ritorna a giocare in Serie B, tuttavia fallisce nuovamente nel 2009 e parte di nuovo dalla Serie D successivamente. Nel 2017 il Pisa gioca in Serie B per una sola stagione prima di tornare in terza serie, che dura fino al giugno del 2019, quando con l'ultima vittoria nell'ultimo turno playoff per 3-1 a Trieste viene di nuovo promossa in Serie B. In questa stagione, con la squadra affidata al mister D'Angelo, il sodalizio toscano ha avuto un ottimo avvio, arrivando addirittura a pochi punti alla vetta della classifica nella fase iniziale del campionato. Poi c'è stata una fase di ridimensionamento sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista fisico, che ha portato il Pisa a metà classifica, e oggi la squadra toscana deve guardarsi le spalle per non farsi risucchiare nella zona pericolosa. Sta operando anche sul mercato di riparazione per rafforzare la propria rosa, ma soprattutto per venire incontro agli infortuni che da un mese a questa parte stanno decimando questa rosa. E sabato prossimo c'è questo test con la Juve Stabia che dirà molto anche su quello che sarà appunto il prosieguo del campionato per la squadra allenata da mister Luca D'Angelo. Passiamo all'arbitro della partita. Il direttore di gara sarà il signor Marini Valerio, della sezione di Roma 1, nato il 13 settembre 1982, il quinto anno alla CAN AB, 150 gare in carriera tra Serie A, Serie B e Serie C, 48 vittorie interne, 61 pareggi e 41 vittorie esterne, 43 rigori e 61 espulsioni. Quest'anno questo direttore di gara, che tra l'altro la Juve Stabia ha incontrato l'ultima volta nella sconfitta sempre in terra toscana con il Livorno per 2-1, ha diretto 8 gare con 3 vittorie interne, 3 pareggi e 2 vittorie esterne, 3 rigori e 5 espulsioni decretate. 5 i precedenti con il Pisa, 4 pareggi e una sola sconfitta, 3 i precedenti invece con la Juve Stabia. L'8 marzo 2015 Lecce-Juve Stabia 3-2, il
19 dicembre 2010 USABia Cosenza 1-0 e il 2 novembre del 2019, appunto, dicevamo, Livorno USABia 2-1. Gli assistenti del signor Marini saranno il signor Daniele Marchi della sezione di Bologna, il signor Davide Mire della sezione di Torino e il quarto uomo il signor Saimir Kumar della sezione di Verona, in questo caso qui. Perfetto, grazie Natale. Allora, che USABia ci aspettiamo di vedere a Pisa? Con che modulo e che giocatori? Volevo partire da Rocco, soprattutto con quale squadra ti aspetti di vedere in campo contro il Pisa? Più un Rossi per due attaccanti più di peso o eventualmente un esterno lì vicino? Là è tutto, insomma, il problema è lì sostituire Canotto, però se mette Rossi deve giocare con 4-4-2. O 4-3-1-2 comunque con... le due punte forti. Ma non lo so, fuori casa è sempre, guarda, è una squadra questa tosta lì, quindi secondo me non lo so, però il problema lì è, insomma, è sostituire Canotto, appunto, che ha quelle giocate che comunque fuori casa ti possono portare il baricentro molto molto avanti. Poi c'è anche Bifulco che può fare il trequartista dietro le due punte, quindi vedremo. Però secondo me se va lì cercando di stare attento, insomma, non strafare, secondo me la squadra può uscire anche con un buon risultato. Si parla di tanti tifosi a seguito, Giovanni Nastelli, poi anche Giuseppe Girgenti. Giovanni, un pubblico che ha ritrovato grande entusiasmo, almeno 300 i biglietti già venduti, ma vanno pian piano crescendo per questa trasferta che potrebbe essere di nuovo un esodo verso l'Arena Garibaldi, dove c'è stato già in passato qualche partita con tanti tifosi stabiesi. Sì, io tra l'altro ero anche presente l'anno in cui in attacco giocava Ambrosi. Esatto. Purtroppo all'epoca c'erano quasi 1000 stabiesi. Esatto, erano quasi 1000 tifosi in trasferta, è cresciuto l'entusiasmo in città, la gente è vicina alla squadra e quindi c'è veramente tanto entusiasmo e sarà importante seguire anche lì la gara all'Arena Garibaldi, è un campo sicuramente non facile, il Pisa è una buona squadra, però io credo che la USAB abbia tutte le carte in regola anche per il momento che vive di poter dire la sua. Peccato che manca Canotto, che è un giocatore importante per noi, da profondità, attacca gli spazi, anche l'assenza di Elia, che diciamo in un certo senso un po' il suo sostituto non naturale, probabilmente ci sarà dal primo minuto, credo, Rossi. Speriamo bene, io sono fiducioso perché la squadra sta bene anche fisicamente, con l'Empoli abbiamo visto che ha saputo gestire la partita proprio perché è una condizione fisica che in questo momento veramente sta facendo la differenza. E su quella partita ci tenevo a sottolineare che secondo me una delle mosse di Caserta, non so se condividete, è stato a un certo punto l'ingresso di Izco. Sì, importante. Andare per a fare il raddoppio su Ciciretti, mi sembra che era Ciciretti, quindi si è fatto in modo di bloccare, perché lui è entrato, ha messo la palla primo dopo pochi minuti. E quindi fare un po' sulle raddoppio lì, a quel punto abbiamo, diciamo, abbassato proprio il ritmo del Pisa e alla fine vittoria è stata meritata. Cercando di gestire anche il pallone come dell'Empoli. Sì. Quindi dobbiamo andare lì, giocare la nostra partita con grinta, con determinazione, e sono sicuro che alla fine possiamo portare a casa un buon risultato. Allora, abbiamo le parole di Francesco Forte e poi vicino a lui chiedo a Giuseppe chi ci vede in questa partita proprio di Pisa. Sentiamo Forte. Importante partire bene, ma spesso si dice che quando si finisce nel modo migliore con una vittoria poi è più facile riprendere. Io sono d'accordo perché ho ritrovato la squadra che eravamo con il Cosenza e questo è un segnale importante, perché anche dopo il Cosenza dissi che se ripartiamo con la stessa cattiveria e determinazione poi sicuramente faremo un campionato diverso. Con questo non voglio dire che cambia l'obiettivo, perché per noi ci dobbiamo salvare, quindi dobbiamo fare i punti, però ecco, farli le prime sei partite, ricordo a tutti che avevamo fatto un punto, farli nelle prime partite, poi chissà che succederà. Io
faccio parte di una squadra che ora siamo 11 in campo, ma un grande gruppo di 25 ragazzi, uomini, perché abbiamo dimostrato di essere uomini dopo le prime 6 partite, che non è facile tirarsi fuori e fare questo tipo di campionato. Ora siamo in un momento importante e dobbiamo continuare a farlo, perché in questo stadio si può sognare. Sì, abbiamo dimostrato grande maturità secondo me, perché abbiamo gestito la partita benissimo, poi soprattutto in casa il nostro stadio ci ha dato una grossa mano. Penso che gli ultimi 5-10 minuti giocavamo sulle ali proprio dell'entusiasmo, perché comunque non è facile la ripresa dopo 20 giorni che non c'è il campionato, infatti gli ultimi minuti sono sempre molto delicati. Il nostro stadio, l'ho detto prima, ci fa sognare, quindi continuiamo così. Ma io voglio arrivare con la Juve Stabia al più in alto possibile, quindi per me il mio obiettivo è cercare di vincere con il Pisa sabato. È una partita delicata perché dobbiamo dare continuità a questi risultati, dopodiché penseremo alla prossima in casa con il Perugia, quindi partita dopo partita col lavoro settimanale, migliorare tutti quanti, tutti insieme, sia individualmente che di squadra. Sì, ma il calcio è così, se analizziamo tutte le stagioni, penso, io non c'ero, ma anche l'anno scorso penso che c'è stato un punto di svolta, no? Lì eravamo a raschiare il fondo, perché probabilmente ci ha toccato a tutti nell'orgoglio, perché effettivamente stavamo facendo un primo tempo sottotono come tante altre volte ci è capitato, e poi abbiamo dimostrato che abbiamo personalità e carattere e siamo usciti fuori alla grande. Queste le parole di Francesco Forte, un altro calciatore che ha fatto un ottimo match contro l'Empoli, entrando dalla panchina e dando un buon contributo, anche mettendo a un certo punto quasi in porta, diciamo, Francesco Forte per il 2-0, e Mariano Izzico. Andiamo a sentirlo ancora ai microfoni di Mario Volpi. Sì, sicuramente non era facile, perché dopo 10 giorni di sosta e fare una partita contro una squadra importante che lotta per altri obiettivi è stata una partita molto bella. Sì, diciamo in lo personale, veramente all'inizio questo infortunio mi ha tenuto un po' fuori, poi non è stato facile abituarci, no, al sintetico, non ero abituato, è diverso, un calcio diverso. Però adesso sto bene e sono contento. Sì, è vero, noi dobbiamo essere, diciamo, forti in casa, dobbiamo fare pesare a tutti questo stadio con i nostri tifosi. Sicuramente dobbiamo fare ancora di più fuori casa, perché adesso abbiamo uno scontro diretto, una partita molto importante che possiamo, secondo me, dire la nostra. Quindi dobbiamo questa settimana preparare bene la partita per portare punti a casa. Sì, sicuramente un giocatore quando gioca è felice, soprattutto sono contento che mi sta dando questa possibilità, dare una mano alla squadra, sentirti importante per ogni giocatore, penso che sia la cosa più importante. Quindi sono contento che sono tornato a giocare. Sicuramente devo ringraziare a loro, no loro a me, mi hanno dato questa possibilità e io voglio ripagare facendo ancora di più. Diciamo che non ho fatto niente, perché la prima parte non è che l'ho saltato, sono stato in panchina, ma forse non ero al 100%, quindi voglio soltanto dare una mano e ripagare la loro fiducia. Ma ci può stare che le prime partite, no? Era un campionato nuovo, tanti giocatori che non avevano fatto mai la Serie B. Penso che comunque un campionato è molto equilibrato, quindi non puoi pensare neanche a fare di più. Noi ci dobbiamo concentrare sulla salvezza, però è vero che ci vuole pochissimo per ritornare lassù, quindi non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare, che ancora manca tanto, veramente manca tanto. No, è molto simile a Catania, devo dire che il sud e i tifosi sono molto caldi, quindi in quel senso ho trovato un bel ambiente, quello che piace a noi sudamericani. E
Ed eccoci qui, queste le parole di Mariano Izzo, ma siamo pronti per andare a collegarci con gli amici della trasmissione di Eugenio Marotta, Amici Granata, la trasmissione in onda su TV Oggi. Eccoci qua, buonasera Eugenio. Buonasera a Mario Di Capua, questo ingresso in pompa magna, lo stavamo aspettando perché lo dicevamo, chiedo scusa a Ciro De Cesare, prosegue questa liaison con Juve Stabia Live Talk Show che è in diretta in contemporanea il giovedì sul proprio canale Facebook e domani, quindi che per chi la vedrà in differita sarà sul canale 71 Digitale Terrestre TV Oggi Salerno, condotta da Mario Di Capua per parlare voi di Juve Stabia, noi di Salernitana, insomma è un bel ping pong perché le veste è un bel momento, no Eugenio? Il 2020 è iniziato bene. Sì, è iniziato molto molto bene. Voi dopodomani sarete di scena a Pisa dopo a Pisa. La vittoria importante con l'Empoli. So che in studio c'è anche qualche tifoso rossonero che saluto come Rocco Traisci. Sì, l'hai beccato subito, Rocco Traisci che è qui vicino a me. Saluto naturalmente tutti i tuoi ospiti, sarete ospiti graditissimi domani sulle frequenze di TV Oggi Salerno. Credo che insomma la Juve Stabia non abbia nessun problema in chiave salvezza, che è l'obiettivo principale delle veste. Assolutamente, anzi qui si sogna qualcosa in più, chissà che si possa andare a braccetto da qualche altra parte. E questa naturalmente può essere la speranza di entrambe. Ci vediamo e per chi ci segue saremo in differita domani sera su TV Oggi Salerno. Un saluto Mario, un saluto ai tuoi. Ciao Eugenio, un saluto a te, chiaramente e buon continuo di trasmissione. Buonasera a Mario Di Capua. Allora, e allora grazie a Eugenio Marotta, torniamo in in scena su Juve Stabia Live Talk Show, grazie a Eugenio Marotta e a tutta l'emittente TV Oggi per questa nuova bella collaborazione. Allora, eravamo in debito con Giuseppe Gigenti del suo parere su chi vedrebbe in campo vicino a Forte. A me sinceramente piace tantissimo, anche se subentra sempre dalla panchina, per lo spirito che mette sempre in campo ogni qualvolta entra, è Rossi. Io è un giocatore che ripeto, lo spirito di quei giocatori che vogliamo noi, che lottano per la maglia su ogni palla con la massima grinta. Questo ragazzo si impegna ogni qualvolta entra, ti ripeto. E poi per quanto riguarda Pisa, diciamo che faccio un invito, sono impossibilitato dal lavoro quindi non ci posso andare, faccio invito a chi è libero e può andare, tutta l'Italia alla tifoseria, e colgo anche l'occasione per salutare i tantissimi tifosi stabesi al nord che tanti in Toscana, in questi frangenti, in questi frangenti sono sempre presenti in massa e sono tantissimi. Assolutamente. È un ringraziamento anche, se mi permetti, scusami, certo, alla Curva Sud che anche nei momenti difficili è sempre stata a sostegno, al seguito. Emanuele e i suoi collaboratori, i suoi ragazzi sono dei ragazzi veramente eccezionali, si sacrificano moltissimo, sono impegnati ogni giorno per la causa nostra, anche se noi non lo possiamo fare tutti i giorni. Perfetto. La domenica siamo sempre con lui. Ma i tempi televisivi ci portano ad essere velocissimi. Allora abbiamo il prossimo turno, intanto fra un po' andremo anche in platea a salutare gli amici della platea. Prossimo turno, questo è quello che vedete, chiaramente c'è la partita tra Juve Stabia e Pisa che si giocherà sabato alle ore 15 e poi Empoli-Chievo che sarà la prima partita che va proprio in scena di venerdì alle 21, poi ancora Cittadella-Benevento, Entella-Cremonese, Pordenone-Pescara, Salernitana-Cosenza, Crotone-Spezia, Venezia-Trapani, Ascoli-Frosinone e Perugia-Livorno. Velocissimi, Tiziano Valle, Giovanni Malafronte, volevo anche da parte vostra un flash sul match. Anche secondo me Rossi è il favorito, l'alternativa potrebbe essere Mallamo con Bifulco qualche metro più avanti, quindi Mallamo da trequartista con Bifulco qualche metro più avanti. D'accordissimo con te, almeno che non dovesse farcela Sisse, in quel caso c'è un'alternativa in più. Io ho ragione da tifoso, abbiamo fatto una partenza bruttissima, però ormai la Juve Stabia sta in salute, gira tutto bene, quindi per me la Juve Stabia ha fatto un ottimo risultato da Pisa. Perfetto, un saluto anche al Corner Web con il nostro Natale Giusti. Ciao Natale, qualche ultimo messaggio? Sì Mario,
C'è Calendo Piero da Torino, ci scrive: buonasera a tutti, complimenti e soprattutto grazie allo speaker per le bellissime emozioni che ci regala con la sua voce ad ogni partita. E poi grazie. Un ultimissimo messaggio di Gioacchino Celotto, sempre sì. Inerente al calciomercato, ci chiede Gioacchino Celotto, ma un altro portiere ci sarebbe necessario, visto che il portiere Esposito è stato venduto? Io penso che Danilo Russo non ha problemi forti, quindi penso che Provedelle e Russo più il portiere che poi arriva dalle giovanili, credo che siamo allo stesso livello di prima con Russo e Branduani, quindi è solo Provedelle che ha preso il posto di Branduani, giocherà sabato perché probabilmente Russo non ce la farà e quindi è questa la scelta per sabato. Andiamo da Mario Vollono per chiudere con un flash anche da parte sua questa trasmissione numero 16 di Juve Stabia Live Talk Show, e alle sue spalle potrete vedere anche un po' della platea, così salutiamo anche loro. Mario. Mario, io ringrazio tutti quelli che si sono collegati, hanno fatto i loro messaggi da casa e quindi hanno dato un proprio contributo a questa trasmissione. Ringrazio ovviamente tutti i colleghi e amici che sono venuti qui oggi per darci una mano. Io non faccio previsioni perché queste, diciamo, la formazione secondo me la deve fare Fabio Casetta, l'ha sempre fatta bene, che ne possa dire qualcuno, quindi la fortuna nostra è di non scervellarci fino a questa gara su chi mettere in campo, chi lasciare a casa. Io mi aspetto una buona gara perché la Juve Stabia ha fatto due passaggi, e lo diciamo sempre, dalla gara col Trapani è partito il campionato, dalla gara con il Chievo Verona si è avuta la consapevolezza in più anche in trasferta, l'abbiamo visto a Cremona, quindi io mi aspetto una Juve Stabia che comunque se la giochi, poi è il campo che deciderà chi vincerà. Perfetto, allora salutiamo anche i splendidi ragazzi della SD San Paolo 1970 che state vedendo ora in platea e chiaramente anche le nostre amiche Patrizia e Roberta. L'appuntamento è rinnovato a giovedì prossimo in diretta, venerdì chiaramente su TV Oggi con Juve Stabia Live Talk Show, sempre in diretta dal Tenda Open Space. Ciao a tutti. Expert, quando vuoi di più. Con l'Orange Best di Expert i numeri vincenti sono: sconto 10% sulla telefonia, 15% su informatica, 20% sui TV, 25% su clima e riscaldamento, 30% su grandi e piccoli elettrodomestici. Vieni e scopri la grandissima selezione pensata per te dai nostri esperti. Abbiamo tutti i numeri per farti felice e puoi pagare a tasso zero. Expert, gli esperti siamo noi. Offerte valide dal 13 al 26 gennaio 2020. TAN fisso e TAG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento su expertonline.it. Per essere sempre pronti in griglia di partenza, fai un pit stop da Giocar. Officina meccanica, centro revisioni autovetture, autocarri fino a 35 quintali, ciclomotori, minicar, motocicli e motocarri. Da sempre ti offriamo professionalità, dinamismo, finanziamenti in sede e tagliandi a partire da 50 euro con ritiro e consegna auto a domicilio. Installa da noi un impianto GPL e metano a partire da 600 euro o un antifurto block shaft. Di Giocar ti puoi fidare. E novità assoluta, siamo installatori ufficiali per la Campania dei dispositivi di
guida per disabili Fadiel SMDM. Ti aspettiamo in via Ripuaria 12 a Castellammare di Stabia. 081 87 020 66 su Facebook Schettino Group. Automec Service è la moderna concessionaria auto del gruppo Automec. Da subito un punto di riferimento qualificato per chi vuole acquistare un'auto nuova o un usato garantito. Grazie ad un ampio showroom dedicato ad Opel, Peugeot, Suzuki e Toyota e un parco auto usate costantemente aggiornato, sarà facile trovare l'auto che stai cercando. Automec Service è anche una moderna ed efficiente officina, nonché Bosch Car Service, dove potrai effettuare tagliandi e interventi di manutenzione alla tua auto. Ti aspettiamo a Automec Service, via De Gasperi 287-289, Castellammare di Stabia. Telefono 081 872 3824. www.automecservice.it. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854 oppure allo 081 189 46 086. Non serve sorpassare a destra. La tua corsia preferenziale è Fisio Rehab, l'eccellenza sanitaria italiana accessibile a tutti. Innovazione tecnologica, attrezzature all'avanguardia, professionalità ed esperienza per assicurarti il miglior percorso verso la guarigione. Fisio Rehab è fisioterapia e riabilitazione sportiva, ortopedica e neurologica, poliambulatorio medico con visite specialistiche, esami diagnostici, test e valutazioni funzionali. Visita fisiorehabstabia.it anche su Facebook e dai la precedenza alla salute. In via Alcide De Gasperi 177 a Castellammare di Stabia. Per info contattaci al numero 081 1900 42 74. Potrei parlarvi della cucina genuina e gustosa, della succulenta carne alla brace italiana e straniera, della pizza napoletana buona da leccarsi le dita, o raccontarvi di... Ma che ve lo dico a fare? Non se ne può parlare, dovete provare! C'è posto per te, Pasquale e la sua famiglia, sì, che sanno prendervi per la gola, perché da loro... Ragazzi, questa non è carne, è cioccolato! Ciao! Dall'idea di una famiglia di macellai buongustai c'è posto per te. Ristorante, pizzeria ed enoteca con oltre 900 etichette di vini italiani ed esteri. A Castellammare di Stabia, traversa Cantieri Metallurgici Italiani 59 081 871 88 71 e 392 13 62 179.